È chiaro che questi aspetti portano in modo fisiologico ad un altro, quello dell'abulimia. Ecco, come dicevo prima, disturbi come l'obesità, l'anoressia, spesso sono correlati poi a tutta una serie di altri disturbi oro-alimentari, cioè il bisogno di mangiare continuamente o di non mangiare. Soprattutto perché i ragazzi oggi non conoscono quello che è il bisogno di cibo, e cioè la sensazione di fame. Ecco perché dico ai genitori: lasciate che questo bambino abbia fame quando non vuole mangiare. Non forzatelo, non costringetelo perché non muore, statevi tranquilli che non muore. Il bambino deve sperimentare anche la fame, deve sperimentare la merenda che si faceva una volta e deve fare una colazione la mattina importante, abbondante. Perché? L'invito a farlo. Se voi, come abbiamo fatto noi all'università, in un laboratorio sperimentale, prendete una merendina e lo sciogliete in una tazza d'acqua, quello che ne verrà fuori è una poltiglia misera ed è una poltiglia veramente disgustosa. Se invece fate la stessa cosa con una fetta di pane, noterete che la fetta di pane non perde la sua consistenza. Capite quindi che le merendine che mangia il vostro figlio non servono a nulla. Nella maniera più assoluta non lo nutrono, perché nella maniera più assoluta non lo nutrono, e lo abituano a mangiare che cosa? Niente. Una bella fetta di pane, mortadella, di pane e marmellata, ad esempio, sicuramente gratifica il suo appetito e gratifica anche il suo gusto, perché mangiare significa sentire il gusto di quello che mangiamo. Ecco, la cucina mediterranea, la cucina calabrese è meravigliosa per questo. Siamo nel periodo natalizio, quindi mangiare delle cose buone ci fa sentire meglio, perché il gusto non è legato solo al bisogno di alimentarsi, ma fornisce emozioni positive. Se io mi dicessi cosa provate nel momento in cui mangiate una fragola, potreste dirmi è dolce, buona e saporita, però non riuscireste assolutamente in alcun modo a descrivere questa emozione. Vi dico questo perché il rapporto col cibo è legato moltissimo alla nostra emozione, è legato moltissimo alla nostra personalità. Cosa accade? Nell'anoressia c'è il bisogno di non mangiare, ma quando c'è l'anoressia solitamente esiste anche un'altra patologia gravissima che è la bulimia. La bulimia, al contrario, è quasi simile all'obesità, ma totalmente diversa, e bisogno invece incessante, impellente di mangiare continuamente. Il bulimico di notte apre il frigorifero e mangia di tutto, mangia cibi salati associati a cibi dolci, mangia delle creme associate ad esempio alla coscia di pollo, vi è una compulsione a mangiare di tutto e di più. Questo innesca poi nel bulimico, che però non riesce ad accettare questa angoscia, un pensiero eversivo se vogliamo, e quindi il bulimico tende in qualche modo di vomitare, si sente in colpa perché ha mangiato troppo e vomita. Capite che una persona che ha mangiato vomitando cosa fa? Non si alimenta. E quindi noi assistiamo a fasi nelle quali il bulimico passa da una fase di anoressia con dimagrimento eccessivo alla fase di bulimia e obesità con invece aumento del peso corporeo. E passa gran parte della sua vita accalenandosi in dei comportamenti che sono davvero molto pericolosi. Perché nel bulimico quasi tutta la sua vita è incentrata, gira intorno come una bella giostrina al cibo. Vediamo che il bulimico va al cinema e si compra di tutto e di più: popcorn, patatine, beve roba gassata, beve tutto quello che c'è a portata di mano. Questo comporta chiaramente, facile da intuirsi, un'alterazione della personalità. Viene a mancare quello che è il controllo, quello che è dentro di noi, quell'aspetto importantissimo del nostro cervello che ci dice: guarda che hai mangiato troppo, guarda che questo non si mangia. La bulimia purtroppo è molto più difficile da curare dell'anoressia. In psicoterapia richiede lunghi tempi di intervento, richiede ricorso spesso all'ipnosi, perché l'ipnosi riesce a creare nel soggetto che cosa? Un decondizionamento progressivo, smorza questo bisogno impellente di fame. Per non parlare dei cosiddetti piluccatori,
Vediamo come un altro aspetto importante che poi porta a questi disturbi, diciamo che il rapporto col cibo, se vogliamo uomo-cibo, cibo-uomo, è quello legato ai piluccatori. Chi sono i piluccatori? Oggi ci troviamo di fronte a una società di piluccatori, perché l'impiegato mangiucchia continuamente, il bambino mangiucchia continuamente. Si è passati adesso dalla moda del fare merenda o del fermarsi per la pausa pranzo a quella del cocktail, a quella del fermarsi la sera per fare, come dire, una cena che poi non è una cena. Si parla di apericena, cioè vedete come la società continuamente propone dei modelli di alimentazione diversi. E poi c'è il modello diffusissimo ormai del fast food, luoghi dove noi andiamo a mangiare, quelli in realtà sono luoghi dove una volta si passava, come si faceva il pan, a mangiare un panino, a mangiare un gelato. Questo ci porta a pensare al cibo mordi e fuggi. Ecco, nel piluccatore noi troviamo questo comportamento. Il piluccatore è uno che sembra la bocca piena di qualcosa. Infatti io trovo nei miei pazienti l'associazione del piluccatore al fumatore, ad esempio. Il fumatore che anche nei luoghi dove non si può fumare ha bisogno di sentire qualcosa in bocca. Nella fattispecie la sigaretta, ad esempio. Poi ci sono i soggetti che invece in bocca tengono il famoso chewing gum, no? Il chewing gum ha una storia bellissima. Se pensiamo agli Stati Uniti d'America, dove il chewing gum è molto più diffuso che in Italia, lo vediamo addirittura nei film di guerra, no? Questi soldati americani che masticano il chewing gum, perché riduce lo stress in qualche modo. Masticare ci tiene impegnati, ci fa fare qualcosa anche quando noi non riusciamo a stare fermi. Però masticare il chewing gum significa produrre saliva, significa salivare, significa dire, in termini lorenziani, se vogliamo, stimolo risposta, dire al nostro stomaco: io sto masticando, mentre da un momento all'altro ti arriva qualcosa, no? E il nostro stomaco si prepara. Il nostro apparato gastrico si prepara a fare che cosa? A digerire del cibo. E se il cibo non arriva, che succede? Che noi produciamo, secerniamo succhi gastrici. Il nostro stomaco, si vede nei filmati, è bellissimo, il nostro stomaco si dilata, il nostro esofago si prepara in qualche modo ad aspettare questo cibo, il bollo, no? Il cibo, questa palla di cibo che dovrebbe arrivare, invece mastica, mastica, non arriva nulla. E il peluccatore fa in qualche modo la stessa cosa, tiene in bocca delle caramelle continuamente, si ferma e mangiucchia patatine continuamente, ha sempre qualcosa nella borsa da mangiucchiare. E nel momento in cui non ha questo qualcosa da mangiucchiare, stranamente diventa nervoso. È come se appunto questo comportamento tendesse a sminuire, a, come dire, calmare una fame nervosa. Quella fame nervosa che, attenzione, noi troviamo nell'obesità, che troviamo nell'anoressia, che troviamo nella bulimia. Perché i comportamenti umani, cari telespettatori, sono tutti correlati fra loro, va bene? Non è che una persona che è obesa poi non va incontro a disturbi di altro genere, o una persona che è anoressica c'è solo l'anoressia e basta. E questo chiaramente per noi psicologi diventa un dilemma. Perché? Perché la medicina ha sempre di più un approccio con la patologia di tipo meccanicistico. Quindi c'è il medico che si occupa del cuore, il medico che si occupa del cervello, il medico che si occupa del rene, e quando noi parliamo di disturbi alimentari l'approccio più o meno è identico. Difatti, quando alcuni dei miei pazienti sono finiti in ospedale per ovvie ragioni, che cosa è accaduto? È accaduto che il medico li ha visitati a seconda della specializzazione. Cioè il gastroenterologo è andato a visitare apparato gastrico per vedere se vi erano dei danni, l'endocrinologo è andato a vedere l'aspetto pelle, quindi aspetto endocrinologico, abbiamo visto il chimico che va a vedere l'apparato chimico e quindi se ci sono disfunzioni, eccetera eccetera, abbiamo visto il nutrizionista che va a vedere il tessuto adiposo. Cioè questo povero paziente viene in realtà smembrato in tanti pezzi, dimenticando il fatto che l'essere umano è una totalità. Io non devo attaccare
attaccare l'anoressia, io non devo attaccare la bulimia, io non devo attaccare l'obesità, non devo attaccare la malattia, io devo lavorare sulla sua personalità. E difatti in psicoterapia noi ci troviamo, che cosa? Ci troviamo dei pazienti che nel momento in cui cominciano a raccontare già questo loro disagio tranquillamente, si sentono già più tranquilli. Troviamo degli obesi che ci dicono: dottore, ma sai che io sto dimagrendo, eppure non è che faccio cose diverse da quelle che facevo prima. Perché attenzione, per dimagrire non si deve volere veramente. Non basta correre tutte le mattine, poi tornare a casa e magari mangiarsi un piatto di maccheroni perché si è particolarmente affamati, particolarmente stanchi. Dimagrisce, e questo lo dimostrano le ricerche fatte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo si deve volere veramente. Nell'anoressia, il rapporto col padre, attenzione, non lo si risolve alimentando con sondino endogastrico o per endovena il soggetto. Lo si risolve facendo anche delle sedute di psicoterapia familiare o delle sedute di psicoterapia di coppia padre-figlia o figlia-madre, perché anche le madri sono molto pericolose in questo senso. Ecco, oggi c'è la moda di mandare le bambine a danza, no? Io vedo delle bambine che vanno a danza che sono costrette a dimagrire, la maestra di danza che dice loro: no, sei troppo in sovrappeso, devi dimagrire, se non dimagrisci non puoi fare danza, non riesci a fare la spaccata, non riesci a fare questo, non riesci a fare quello. Le mamme che quindi di conseguenza vogliono le figlie perfette, soprattutto quando fanno il saggio di danza, e quindi dicono loro che cosa? Ecco, Gioia mia, devi perdere qualche chilo perché il tutù o il tuo vestitino ti sarebbe stato meglio se tu avessi avuto qualche chilo in meno. Stessa cosa non la troviamo nei ragazzi che vanno a fare culturismo, bodybuilding. Nel bodybuilder che succede? Il bodybuilder è portato ad alimentarsi seguendo le diete che facciano crescere i muscoli. Quindi vi è questo approccio con le proteine che è pericolosissimo, perché c'è un apporto eccessivo di proteine, vi è questo apporto poi di sostanze anabolizzanti, che è inutile a raccontarci fesserie, si usano in tutte le palestre, vi è questo apporto addirittura di punture. Io ho avuto dei pazienti che utilizzavano delle punture che si fanno nei vitelli, e queste punture è chiaro che nell'arco di pochissimo tempo aumentavano la massa muscolare a dismisura, ne aumentavano anche la forza, però poi questi soggetti vanno incontro a patologie cardiovascolari, vanno incontro a patologie pericolosissime del sistema nervoso centrale. La palestra, che diventa poi dimensione importantissima, diventa ambiente dell'adolescente, o la scuola di danza o la scuola di calcio, diventano fondamentali anche nella prevenzione. Ecco perché in ogni struttura che si propone di fare sport ci dovrebbe essere un'equipe formata dal medico, formata dallo psicologo, formata dal fisioterapista e formata poi da personale specializzato. Ma in Italia sappiamo bene che tutto funziona un po' all'acqua di rose, per cui chiunque si sveglia la mattina, apre una scuola di calcio, i bambini vanno lì, vanno a giocare, magari racconta un po' di farfallerie dicendo che è stato un grande calciatore o dicendo che è stato un grande allenatore, le mamme si bevono tutto questo, i bambini vanno a fare calcio e poi vanno incontro a tutta una serie di problematiche, perché ci sono bambini che non hanno struttura fisica, ad esempio hanno poca resistenza, ci sono bambini che hanno le cardiopatie e non lo sanno, ci sono bambini che si alimentano in modo sbagliato e non lo sanno, ci sono bambini che vanno incontro a tutta una serie di comportamenti come l'iperattività motoria. Se un bambino esce da scuola dopo che è stato seduto tutta la mattinata fra i banchi, non sempre se la sente ad affrontare una partita, però viene spinto a fare che cosa? A fare una partita, a competere, al gol. Quindi lo sport non diventa più un processo attraverso il quale crescere. E in questo l'alimentazione purtroppo la fa da padrone. Perché? Perché lo sportivo, così come la ragioniere Rossi che passa le giornate davanti alla sua TV in pantofole,
non posso non mangiare. Ecco che il rapporto col cibo diventa poi tutt'altro. Non dimentichiamolo, gli animali mangiano per sopravvivere. Noi oggi mangiamo per il gusto di mangiare, mangiamo perché non sappiamo cosa fare, mangiamo perché abbiamo bisogno di ingrassare, mangiamo perché abbiamo bisogno di diventare più forti, non mangiamo perché non vogliamo ingrassare. E nella sessualità noi troviamo comportamenti poi molto simili ai comportamenti della sfera oroalimentare. Difatti, in molti soggetti, in molte donne in modo particolare, si parla di bulimia sessuale. E sono quelle donne che hanno bisogno di fare sesso in modo sfrenato, così come il bulimico ha bisogno di alimentarsi in modo sfrenato e disordinato.